Se invece andiamo a considerare il registro NORA sulle anafilassi molto gravi, arriviamo al 48%. Vuol dire che un paziente con allergia al velenoso fenotteri può avere anche un esito fatale. La classificazione delle reazioni, solitamente un soggetto punto ha una reazione locale normale, quindi nella sede di puntura manifesta un po' doloroso con un piccolo ardore. Poi ci sono le reazioni locali estesa. È caratterizzata da un bonfo maggiore di 8-10 cm con un grosso alone che dura, entrambi durano più di 24 ore e porta l'odore. In queste due forme non sono indicati i test se non in casi particolarissimi per la reazione locale estesa, perché non sono reazioni sistemiche. E infine abbiamo la reazione sistemica che può interessare il sistema cutaneo, cutaneo, respiratorio, gastrointestinale, cardiovascolare fino all'anafilassi. E quindi abbiamo utilizzato in questa tesi la classificazione del grado di severità di Müller, che divide in 4 gradi. Il grado primo abbiamo l'interessamento cutaneo, nel grado secondo abbiamo anche l'interessamento lungo cutaneo e gastrointestinale, nel terzo grado viene compromesso anche il sistema respiratorio e nel quarto grado arriviamo alla compromissione del sistema cardiocircolatorio e quindi l'anafilassi con perdita di coscienza e di reazione. Quindi gli obiettivi